Due personaggi, da una parte cattivissimo, dall'altra ignorantissimo. Beardy, nessuna cura per il suo igiene personale. E infatti vediamo subito con che eleganza inizia il match. Due personaggi con la camminata molto lenta. Beardy deve comunque avvicinarsi a questo Bison usando ogni singolo tool a sua disposizione. Deciderà di attaccare o di aspettare. Lo vedremo. Beardy è il personaggio che fa più danno in questo gioco. Addirittura più del famoso Zangief. Una combo di Beardy può veramente dimezzare una barra di vita. Un personaggio dal comeback facile, in quanto deve subire finché non guadagna il suo momentum, e a quel punto deve assolutamente approfittare dell'occasione per chiudere l'incontro. Quindi può essere molto veloce o molto lento il match, ma è sicuro che una volta che prende il microfono... problemi tecnici, sì. Scusate. A quanto pare neanche le pile nuove. Comunque, incredibile, con una sola mossa cosa Beardy può fare a livello di danno. Bison ha già infatti recuperato il poco danno che Bison gli aveva fatto, e c'è un lead incredibile. Vediamo se Problem X però risponde, portando questo Beardy all'angolo. Dabsco non perde la calma, esce subito dall'angolo. X però non basta, buccia di banana. Attenzione che sembra, ma... È insidiosa. Infatti. Non sottovalutate la buccia di banana. Non è Mario Kart, è ancora Street Fighter, però. Devo portarmi la maglietta del gusto spinoso. Continua questo match. Anche la bottiglia è un altro tool che serve ad avvicinarsi e impedire l'avversario di poter camminare, diciamo, tranquillamente sullo schermo. Problem X sembra tenere il controllo del match finché Dabsco non risponde col suo Beardy, con un sacco di danno, con pochissimi tasti. Boom! Pugnoni! E lo porta all'angolo. Esce però Bison, che risponde con la sua combo. Non viene massimizzata. Passa attraverso il... Sì, si attraversano i Dragon Ball in questo momento l'incontro. Bison tenta di chiudere il round, ma blocca il mix-up. Controllo, nervi e sangue freddo da parte di Dabsco. Leggerissimo vantaggio. Si porta con una scivolata a casa un altro round. Scivola via. Uno pari. Vediamo chi si conquista questo primo match. Tutti gli incontri, come vedete, sono assolutamente equilibrati. Non sono arrivati qui per caso. Combo devastante. L'armor. Beardy risponde con la sua armor e insiste con l'offensiva, però quel salto viene punito e non riesce a saltare via. Lo spinge finalmente all'angolo. Vitrigger. Combo in Vitrigger. Beardy a questo punto viene completamente recuperato. Incredibile la potenza di questo personaggio. Entrambi i personaggi però hanno il potenziale di fare davvero tanto danno. In questo momento c'è poca vita da parte di entrambi i giocatori. Beardy insiste con queste testate una dopo l'altra. Vuole assolutamente far sbagliare qualcosa a Bison, che però è molto molto tranquillo. La vita è al pelo. Il pixel. La banana! La banana! Mamma mia! La buccia di banana! La combo Mario Kart, signori! Porta Beardy a vincere il primo match. 1-0 per Dubsko. Ricominciamo con un po' di fuzzi. Non sottovalutiamo questo Beardy, dall'aspetto forse un po' buffo, però molto molto pericoloso. Molti tool per gestire l'avversario anche a distanza, con le catene, delle command grab full screen. Non riesce a completare la combo dal crash counter. Un vero peccato. Lo tiene all'angolo con tutti i suoi tool, ma Bison col suo teleport esce. Di nuovo stessa situazione di prima, ma ne esce. Questa volta usa bene tutti i tool e lo butta all'angolo. Vediamo come gestisce l'occasione. Entrambi i giocatori non intendono fare nessun errore. Punizione per Bison, pochissima vita. Vediamo se si porta a casa il round. Basta a questo punto anche una semplicissima presa.
Si studiano, nessuno dei due azzarda niente. Oh, è la sforbiciata che porta a casa il primo round per sforbiciata Robin devastante X. In tutti gli Street Fighter. Forse la tecnica che più rappresenta Bison. Questa volta Bison prende subito il controllo del match, non vuole lasciare spazio a Beardy che evidentemente all'angolo è in difficoltà, infatti ha perso metà vita nei primi secondi del match. Ma rieccoci nella posizione neutrale. Ricordiamo che Beardy, una volta che inizia, è assolutamente devastante. Questo salto che viene subito punito da Bison. Bison però adesso ha un deciso vantaggio di energia, anche se Beardy ha l'intero meter pieno. Potrebbe... Problemex però, Problemex non rischia, è comunque molto safe. Pochissima vita, a questo punto basta davvero poco per portarsi a casa il match. Veramente basta un abbraccio. Però Beardy non ci sta. Accidenti. Whiffata. Voleva leggere un salto evidentemente, ma non ci è cascato, infatti si è portato a casa il match. 1-1 ovviamente. Non si prendono neanche un secondo. Riprendiamo subito l'incontro. Io ho visto come i giocatori gestiscono l'attesa in modo diverso. C'è chi preferisce aspettare, c'è chi preferisce non deconcentrarsi e ricominciare subito a combattere. Beardy questa volta sembra aver preso il controllo del match all'inizio. È molto unidirezionale questo matchup. Il primo che inizia solitamente è quello che si porta a casa il round. Infatti ecco Beardy che con la testatissima in X. La testatissima. Tantissime, sì, perché sono tantissime, quindi è anche gialla, quindi sarà potente, no? Mangia. No! Viene punito! Quella distanza! Un errore che costa carissimo! E infatti, proprio di la situazione, basterà a chiudere l'incontro o no! Un pixel di vita! Entrambi possono portarsi a casa il round ed è Bison che... Mamma mia! Che incontro, che ragazzi! Incontro, questo round è stato fantastico! Alle stelle. Si sono ribaltate le situazioni, penso 4-5 volte nel giro di 20 secondi. Molto bello questo matchup da vedere. Dannissimo delle normal di Beardy. Entrambi aspettano. L'ha preso, non se l'aspettava evidentemente. Poteva forse massimizzare di più, ma non si aspettava di catturarlo con la sua catena. Beardy però ne approfitta. Dannissimo. Dapsco che viene punito da Bison che inverte la... incredibile. Che male Bison con queste combo. Ma Beardy con la sua testata si porta a casa anche questo round. 1-1. Vediamo un po'. Bison che ha passeggiato verso l'angolo. Dapsco potrebbe approfittarne. Scivola indietro. Il match è molto in stallo. Ribalta la situazione. Entrambi cercano di non lasciare troppe aperture perché... Questa command grab. Quanto male. Vediamo la lead di vita. Questo incontro sta andando in una sola direzione per adesso. Ma Bison pare ribaltare di nuovo la cosa. Mix up. Tenta di sorprenderlo con i teleport, ma non ci riesce. Una calma e una pazienza da parte di Beardy incredibile. La vita è di nuovo molto più simile di prima. Manca pochissimo. Un solo colpo potrebbe chiudere l'incontro. Si tecciano la presa. Cancella col vitrine che è l'errore, ma Bison ne approfitta. Un pixel di vita. Incredibile. Bellissimo. Problemix. Questo match tiratissimo veramente all'ultimo pugno. Mai arrendersi. Mai arrendersi fino all'ultimo pixel di vita come abbiamo visto. Ricominciamo. Vediamo se...
Beardy riesce a riprendersi. Abbiamo visto che entrambi Madonna, i giocatori... che combo, ragazzi, che combo! Entrambi i giocatori hanno le capacità di riprendersi da un match anche in grosso svantaggio. Tutti i tool di Beardy per controllare le distanze e proteggersi da eventuali rushdown. Bison però questa volta sembra rispondere con molta calma e pazienza a tutti gli attacchi di Beardy, che però massimizza la prima occasione. Bellissima command grab! La testatissima! La nostra nuova tecnica. Ah, lo rimette all'angolo. Vediamo se la combo basta a chiudere il round. Oh. Infatti, un applauso. Quanto male, Beardy. Dabsco non si fa assolutamente abbattere dalla sconfitta di prima. Anzi, sfrutta quello che ha imparato dai suoi errori e probabilmente corregge leggermente il gioco per rispondere a questo Bison. Adattarsi è molto importante. Beardy spinge pian piano Bison verso l'angolo, laddove lui può avere il pieno controllo del match. Infatti Bison subito sfrutta ogni sua tecnica per provare a ristabilire le distanze. E rieccoci in una situazione neutrale dopo questa command grab. Vediamo se c'è qualche setup. E infatti spinge, spinge, ma anche Beardy subisce quando Bison attiva il VT Trigger e risponde immediatamente. Non riesco neanche a finire la frase, che cambia la situazione in tavola. Pochissima vita per entrambi, risponde col V-Counter e con questo overhead. Siamo sul 2-1 per Dubsko. Sì. 2-2, giusto. Siamo ovviamente di nuovo al match point. O meglio, match importante, ecco. Chi vince questa prosegue il nostro torneo. Chi viene sconfitto invece, purtroppo, va a casa, dovrà lasciarci. Siamo in loser bracket, quindi significa chi viene sconfitto esce. Entrambi i giocatori hanno già perso un incontro. Un paio di scambi. Bam! Lo tiene giù, ma Bison sforbicia via dalla situazione. Sempre. Vediamo come Beardy non si fa mai abbattere. In ogni caso prova sempre a riprendere il controllo della partita, ma anche Bison non scherza. Quel calcione che probabilmente poteva essere punito da una sforbiciata. Bison di nuovo all'angolo. E infatti si è infilato in una situazione che purtroppo ha portato alla sconfitta. Questo è il match point per Dubsko. Mantengono entrambi le distanze. Usa tutti i suoi tool per avanzare, Beardy. Anche la crestata. Ah, viene però punito. Crash counter! Crash counter! Ai ai ai! La combo con tanto dolore. Non tanto continua. Il mix-up però non va a buon fine. E Beardy non si... Si tuffa, ma... Whiffatissima! Ah! Bison, a quanto pare può portarsi a casa il round. Pochissima vita per Beardy. Diamo un setup scontrolare, una risposta, ma non la trova. E l'ha presa. Chiude qui. Un altro round. Match point per entrambi, ma tutti questi match stanno finendo all'ultimo round. Tutti? È incredibile. Uno dei tornei più equilibrati di sempre. Bison inizia molto Bison inizia bene. Subito! La scimmiata che viene ovviamente punita e butta via tutte e tre le barre. Command grab. Ma non, si ferma, se non si ferma. Lupsco deve riprendersi da questo sbaglio che anche psicologicamente costa tantissimo. Però adesso sono di nuovo in una situazione abbastanza stabile, diciamo. Oh, la testatissima! Di nuovo! Oh, ha provato a usare la lattina, ma niente lattina. È all'angolo. Funziona. Attenzione a Bison che tenta di avvicinarsi sempre di più. Ah! Va dall'altra parte, ma parla tutto Beardy. Non si lascia assolutamente. Fecero la presa, pochissima vita per entrambi. Manca pochissimo. No! Parla tutto! Parla tutto! Un filo di vita! Un filo di vita! Forza! Forza!
la lattina, avanza con la lattina, il suo avanzamento con la lattina, ma non ci casca Bison. Ciao, senza barra, senza vita, senza niente, si gioca solo di normal a questo punto. Un pixel. No! Oh! Fantastico match! Fantastico match! Incredibile questo match! Fantastico fino all'ultimo secondo! Non conta chi vince! Conta solo lo spettacolo, quindi un applauso, signori! Tantissimo per Dubsko, che purtroppo è stato eliminato dal torneo. Grazie per aver partecipato. Thank you for joining us!